Io sono Omran Pado, mi trovate come Ognibit in giro per il web, anche se non sono molto social. Bene, il talk di oggi sarà molto breve e riguarda essenzialmente un po' di ottimizzazione del software Python. Ora, quest'estate con Fabio avevamo deciso di fare, ma sì, iniziamo sto pay data e alla peggio, se non c'è nessuno che vuole fare uno speech, mi preparo io qualcosa, intanto ho sempre qualche progetto giocattolo su cui lavorare. Ma cosa faccio, cosa non faccio? E guardo sul divano e trovo questo. Questo è uno sudoku, credo che tutti lo conosciate, della mia ragazza. E mi sono detto, perché non fare un programmino che ne risolve un bel po', giusto per stressare un po' il linguaggio. Un bel po' quanti? Vado su internet e trovo su sto sito qua che consiglio a tutti gli appassionati di dati di visitare, Kaggle, che questo signor Park ha messo un milioncino di sudoku con la loro relativa soluzione a disposizione di chiunque. Mi scarico i dati, un milione appunto, e sono in formato CSV. CSV è in formato di testo, credo lo conosciate tutti. Sono due colonne, i quiz e le soluzioni, e sono righe. La riga poi rappresenta gli zeri, sono gli spazi vuoti, e i numeri sono ovviamente le cifre che dovranno venire messe. La cosa interessante è che la riga deve venire riformattata in una matrice 9x9. Riformattata matrice 9x9, matrice di numeri. Allora, chi di voi ha mai usato Python saprà che quando si parla di matrici numeriche la soluzione è sempre solo una, che è NumPy. NumPy è fondamentalmente ormai parte della libreria standard, non standard, nel senso che nel momento in cui si vanno a installare gli interpreti Python sempre si installa anche NumPy assieme. Vedremo anche Pandas tra mezz'ora. NumPy cosa fa? Non fa altro che cercare di dare tutti i metodi e le prestazioni possibili per risolvere matrici numeriche, che siano vettori, che siano matrici multidimensionali. Quindi qui ho messo numero 1 perché in questo caso è un consiglio di design. Quando si deve approcciare un calcolo numerico, tenete sempre a mente che esistono librerie scritte in C che sono molto performanti ed è sempre il caso di utilizzarle. Quindi, prima di affrontare una cosa in Python da zero, verificate che esistano sempre delle librerie che fanno già gran parte del lavoro. Come ho strutturato il codice? Qui non mi dilungo molto. Ho creato tre classi, fondamentalmente una board, una linea e un quadrato, che rappresentano ovviamente tutta la scacchiera, una riga o una colonna, la linea è indifferente, e un quadrato perché hanno regole all'interno del gioco predefinite. Quindi all'interno di una stessa linea posso avere tutte le cifre da 1 a 9 e nel quadrato lo stesso. Allora, io non mi sono messo a cercare delle soluzioni già esistenti perché non era il mio scopo era giocare e vedere un po' come tirare il mio codice. Un consiglio, che questo non lo vedete probabilmente perché c'è un po' di luce, c'è scritto che vettorializzare è sempre meglio di un ciclo esplicito, loop, un for fondamentalmente. Cosa significa? Questa è una maglietta che ho preso a un evento di Python. Significa che usando librerie tipo NumPy è sempre meglio lavorare su tutto il vettore, su tutta la matrice, piuttosto che fare un ciclo che cerca ogni singolo elemento o applica una funzione a ogni singolo elemento. Questo, oltre che a rendere più leggibile il codice, lo rende anche molto più potente. Spero che si veda qualcosa. Comunque, alcuni esempi di vettorializzazione sono la funzione argWare. In questo caso, dico banalmente, cicla sugli indici di riga e colonna in cui il valore è 0 su tutta la matrice. Questo con una riga abbiamo risolto un problema che è banale, però lo risolve istantaneamente. Il tempo di esecuzione è bassissimo. Ce ne sono
migliaia, le API sono tantissime. Un'altra di esempio che mi sembrava carina era isIn, che dice quando un elemento di un vettore è presente nell'altro. Oppure una cosa ancora più interessante, che è questa riga qua che purtroppo non si vede, ma qui c'è un AND, fondamentalmente c'è un AND, e va a dire questi tre array della stessa dimensione booleani li metto in AND, quello che ottengo è una maschera che applicata ai simboli mi dà quali sono i simboli disponibili. Questo a mio avviso rende molto leggibile il codice e in più è anche molto veloce, veramente molto veloce. Ora, avevo questo CSV, ho provato a leggerlo in maniera banale, la riga TQDM la potete ignorare perché serve solo per una roba grafica che poi tra l'altro ho buttato, e l'ho letto in fila. L'ho letto in fila su questo PC che io uso per fare le mie prove, per non dover mettere per ore e ore sotto sforzo quello nuovo. Quello è un vecchio PC, come vedete, un dual core con 4 giga di RAM, ha un SSD cinesissimo e lo uso per fare le mie prove, anche eventualmente fare security test eccetera, lo uso, però non è particolarmente performante. E infatti inizio ovviamente con un po' di modestia, prendo i primi 10.000 quiz, li provo, ci mette 5 minuti, un po' tanto, 15 mega di RAM, buono, in totale 30 millisecondi per quiz. Guardando HTOP vedo che c'è solo un processo Python in esecuzione. Quindi mi sono detto, beh, io ho due core, ben due core, usiamoli tutti. E quindi, consiglio numero 3, prima di stravolgere il vostro codice, pensate di distribuire il carico. Forse non l'ho detto all'inizio, uno dei miei obiettivi era di non riscrivere tutto il codice in ottica ottimizzazione di performance. Solo il design, usando NumPy e le vettorizzazioni, fanno parte già del programma e secondo me lo rendono più leggibile. Però per esempio la distribuzione del carico non dovrebbe influenzare troppo il programma. Però quando bisogna distribuire il carico c'è sempre da chiedersi multithreading o multiprocessing. Allora, in Python in particolare, per come è configurato l'interprete CPython o comunque in linea di massima il linguaggio in sé, il multithreading vale la pena tirarlo in ballo solo se c'è un problema di IO bound, ossia sto aspettando risorse dalla rete, dal disco, da altri processi. Non è il mio caso è sto elaborando a tutta forza all'interno della CPU, quindi è meglio passare al multiprocessing. Multiprocessing crea effettivamente più processi Python con una loro memoria interna in cui elaborano questa cosa. Ovviamente, essendo due processi, vengono gestiti dal sistema operativo sui core. Ora, Python è un linguaggio che a me piace molto perché questa cosa si può fare in più modi, in particolare con la libreria, scusate, col modulo multiprocessing, oppure con le coroutine future, che questo è, non l'ho detto, ma è Python 3.6. Che è questa riga qua che l'ho evidenziata, però purtroppo la luce è un po' così. Queste due righe creano il multiprocessing. Python sa benissimo quanti sono le CPU a disposizione, si arrangia. Ma proviamo, dimezzati i tempi. Perfetto, quindi questo è già, come si può dire, un ottimo risultato. Due processi principali che lavorano alla grande, 15 millisecondi per quiz. È aumentata la RAM. Perché è aumentata la RAM? Perché prima di partire, quel map che abbiamo visto prima, prende riga per riga e la divide, un processo di qua, uno di là, uno di qua, uno di là, uno di qua, uno di là. Quindi fa uno stack e poi manda l'esecuzione. Quindi andiamo a caricare la RAM. Però ho ben 4 giga per 63, va benissimo. Però quei 15 millisecondi non sono ancora il mio risultato atteso, io vorrei arrivare a 10. E allora per arrivare a 10 cerco nel codice, in questo caso entro nel codice, per ridurre un po' di ridondanze, che in parole povere vuol dire usare le cache. Io non ho usato questa funzione qua, ma la cito perché è la soluzione da prendere in prima considerazione quando si deve usare una cache.
FunkTools è un modulo preinstallato, fa parte della libreria standard, e questa qui praticamente è utilizzata, la dovete usare con le parentesi, è un decorator, di fatto messa sopra una funzione la fa già diventare cacheata, basta che l'input sia serializzabile. Ha un po' di parametri, però 9 su 10 questa funziona. Nel mio caso non mi serviva una cache vera e propria, a me serviva capire se la riga, la colonna e il quadrato erano stati o no modificati durante i cicli di esecuzione. In molti casi non capitava perché facevo solo i check e quindi l'ho scritto banalmente a mano. Con questo trucchetto arrivo finalmente ai miei 10 millisecondi che mi interessavano, un minuto e 40 scarso. Sono contentissimo, ho detto beh, boh, è fatta, lancio e voilà. Distrutta la RAM, mi si è impallato tutto, perché il milione di Sudoku era comunque eccessivo. Allora mi sono messo ad analizzare un po' la cosa e banalmente mi sono accorto che la maggior parte del tempo la perde nel caricare i dati. Qui sono andato spedito, vi metto solo queste tre API che da sole, queste e il modulo Pickle, se qualcuno smanetta in Python sicuramente l'ha già visto, sono la soluzione ideale. Mi sono creato una funzione, chiamiamola esterna al programma, cioè una funzione che posso chiamare con un suo main, un suo modulo, sempre che fa sempre parte del programma, che carica i dati, li trasforma in NumPy, li salva in NumPy, quindi binarizzati, e poi li ricarica, il Sudoku Solver la ricarica direttamente in NumPy. Questo vuol dire che mi sono arrivati tipo 600 mega rispetto a pochi mega di file CSV, però ho pochi secondi di caricamento, per un milione di record sono tipo 3 secondi. Il problema qual è? Che una volta che io ho letto tutto questo blocco di memoria, questo blocco NumPy, che sono binari fondamentalmente, l'ho letto in memoria, a quel punto dico, beh, ho due core, divido il carico. Come divido il carico? Non uso più la map di prima perché potrebbe non operare in maniera efficiente, uso quella funzione, la terza che vedete, array split. Ora, io non le conoscevo. Ho preso un po' di Google, un po' di API, la documentazione online di NumPy, e nel giro di una mezz'ora ho trovato quello che mi serviva. Per cui questo è l'approccio un po' smanettone, diciamo, però è quello che funziona quasi sempre se si sa cosa si sta cercando. Usando questo trucco, l'impronta di memoria è decisamente ridotta, perché non devo caricare tutte le stringhe, poi tradurle, eccetera. Carico direttamente la versione ottimizzata dei byte. Ho calato un po' le mie pretese, sono andato a 100.000 record. Ho due processi secchi questa volta, perché in questo caso ho diviso io a metà il gruppo. In realtà non l'ho diviso due, l'array split non ho messo il diviso due, ho diviso per il numero di processori. È una funzione che basta chiamare Python, ti dice quanti processori hai. Ed è andata abbastanza bene, in quel caso mi sentivo abbastanza confidente, sono passato al milione di quiz. E ce l'ho fatta con un giga e 7 di RAM, qui per fare il gradasso ho voluto mettere anche 9,8 millisecondi di quiz, ma diciamo che è il 10 di prima. E sono soddisfatto, nel senso che finalmente sono riuscito a passare da quei 30 millisecondi a 10 millisecondi senza distruggermi la RAM, quindi l'ultimo consiglio è non andate oltre. Nel momento in cui avete un qualcosa che funziona e va bene per voi, non insistete nell'ottimizzare, perché Python è un linguaggio a mio avviso molto bello da usare e da leggere, molto semplice da leggere. Nel momento in cui lo stravolgete per fare ottimizzazioni estreme, forse è il caso di cambiare linguaggio. A quel punto scrivete qualcosa in C e lo richiamate in Python alla peggio. Però sebbene sia un linguaggio di per sé lento perché è interpretato, può comunque dare ottimi risultati. Ecco, questo è il riassunto di quello che abbiamo visto, quindi faccio un attimo il punto. Prima di tutto librerie. Python ne ha una marea, sono in continua evoluzione, per cui non disperate che la funzione che manca qualcuno la implementa, o implementatela voi, che male non fa.
E solo con queste già potete dare un boost. Alla PyCon di quest'anno c'era un bellissimo talk di Intel che parlava di come l'utilizzo di NumPy più Numba e un interprete di Intel potevano dare prestazioni 100x rispetto al software normale, per cui le soluzioni sono veramente tante. Però la base è librerie. Se le librerie permettono di vettorializzare, ben venga, vedi NumPy e vedi Pandas, che come vedremo è basato su NumPy, perché questo, oltre a rendere più leggibile il codice, lo rende estremamente più performante. Distribuire il carico tenendo conto del IO bound e del CPU bound, quindi delle volte è un mix dei due, ma avete visto in Python il lavoro da fare è veramente poco e vale la pena farlo, perché è veramente di mezzo ai tempi, li riduce un quarto. Distribuire il carico è la partenza. Poi, se invece la mole che dovete elaborare è veramente gigantesca, esistono dei framework, si veda Dask in questo caso. Dask è un'estensione di Pandas che fa fondamentalmente quello che fa TensorFlow, crea un grafo e lo fa lavorare distribuito su più macchine. Quindi se dovete veramente lavorare con cose molto pesanti, Dask è un'ottima soluzione. C'è anche Apache Spark. Io in questo momento credo che Dask sia un'ottima soluzione, è completamente Pythonic. Cache, c'è quella funzione che abbiamo visto, ce n'è un'altra un po' meno usata, ma quella, già solo quella, la mettete in qualche funzione che ad esempio fa, che se dovete tirare giù un'immagine da un sito e dovete farlo più volte, non dovete neanche preoccuparvi voi di dire vabbè, cache o la cosa, metto in un dictionary, non importa, mettete quella riga di decorator ed è fatta, fine. Quella lì è cacheata e rimarrà cacheata finché sono rispettate le regole di caching. Se poi dovete fare qualcosa di più estremo, esistono i framework apposta, l'mcache, eccetera. Fast loading, ecco, questo secondo me è un punto essenziale, non tanto per la produzione, nel senso quando andate a esercire un software che dovrà girare effettivamente su grandissime moli, ma mentre sviluppate il tempo di caricamento dei dati va sempre tenuto d'occhio, perché molto spesso ci mettiamo più tempo a caricarli che a elaborarli. Non per niente esistono i notebook in cui viene fatto il caricamento all'inizio e poi ci si smanetta sopra apposta per evitare di dover essere ridondanti su quella cosa. Con queste 5 regolette qua si può benissimo affrontare, senza stravolgere il programma, un software che ha un minimo di prestazioni che mette un po' sotto stress l'hardware, anche con Python. Se ci sono domande potete farle adesso, oppure mi trovate poi alla fine del workshop al banchetto lì dietro. Adesso farò un piccolo cambio. Grazie.